Al patron Pomponi va riconosciuta una dote, quella di essere un buon comunicatore. Eloquente è stato il segnale che ha lanciato nell'ambiente calcistico con l'installazione del montacarichi a beneficio degli sportivi diversamente abili. Un gesto distensivo che attenua le frizioni esistenti tra la Calcio Chieti e l'amministrazione comunale per la agognata e discussa gestione dello stadio Angelini. Ma la domenica neroverde è quella che tiene banco allo stadio nell'incontro diretto dalla signora Valentina Finzi, che non ha tregua nel seguire le ricorrenti azioni offensive del Chieti, che subito al quarto, dopo una maretta in area granata, con fiore cerca la rete del vantaggio, che potrebbe arrivare con la bella intuizione di Comini, che conclude di poco al lato. La squadra ospite non è remissiva, anzi coralmente si disimpegna e con rapidi fraseggi raggiunge spesso la profondità. Su calcio d'angolo a rientrare c'è la vera prima occasione a sorpresa da parte di Ambrosini. I padroni di casa sono convinti dell'approccio positivo e ci provano con Dos Santos, tiro di forza che scuote la tifoseria teatina. Il Fano non è vittima sacrificale, si affida alle rifiniture di Marianeschi, alle sortite di Sivilla e Gucci, sempre reattivi e precisi nel trovarsi nella giusta posizione per offendere, come al 35esimo, quando l'attaccante Granata manda la sfera di poco al lato e due minuti più tardi, sempre Marianeschi punta la porta con Romagnello bravo ad opporsi. La signora Valentina, sicura e autorevole, senza alcun recupero, chiama la pausa rigeneratrice. Nessun cambiamento nella ripresa, con i teatini sempre convinti, con un modulo offensivo ampiamente meritevole del vantaggio, che potrebbe arrivare al 54esimo, ma la rete di Massimo è annullata per fuorigioco. E dal 55esimo, sempre con Massimo, che centralmente chiama all'intervento l'estremo Marcantonini. La pioggia non infastidisce gli obiettivi dei contendenti, i riflessi non si annebbiano, la concentrazione non cala, ma al 21esimo una mancata chiusura difensiva del Fano permette a Dos Santos di penetrare l'area granata e di assicurarsi la massima punizione. Espulsione del centrale Torta e rete dal dischetto del capocannoniere neroverde. Fano in 10, che perde l'ordine tattico creando evidenti opportunità per la squadra di Marino, che al 38esimo sigla il doppio vantaggio con Fiore, che fionda inesorabilmente sul secondo palo. Il terreno viscido favorisce l'amministrazione del gioco dei padroni di casa, consapevoli mentalmente di poter consolidare il risultato, che dopo 4 minuti di recupero viene sancito dalla signora Valentina Finzi. Neroverdi sotto la curva Volpi a condividere il successo con la sana fisicità dei tifosi neroverdi e granata. Devo fare veramente i complimenti ai ragazzi, sono stati bravissimi. Stanno sopportando uno staff un pochino pesantuccio, però comunque qualche risultato. In che senso? Comunque rimartelliamo, quindi, però qualche risultato si sta cominciando a intravedere. Noi non ci basta perché vogliamo continuare, domenica ce n'è un'altra e vediamo cosa succede. Abbiamo questa mentalità, io ho visto i ragazzi già nel primo tempo bravissimi, soprattutto nell'inizio, poi il Fano ha fatto valere la sua fisicità e ci metteva un po' in difficoltà con queste palle lunghe e sulle seconde palle noi arrivavamo un po' in ritardo sia con gli attaccanti che con i difensori, poi abbiamo aggiustato un pochino qualche cosa a fine primo tempo, abbiamo ripreso padronanza e poi alla lunga siamo stati veramente bravi. Se dico che non c'è una squadra senza alcuna pressione psicologica, con una serena mentalità, cosa che non si era mai visto, lei acconsente a questa mia considerazione? Ma sai, la serena mentalità ti viene con i risultati e col credere nel lavoro che fai. Questi ragazzi sono stati bravi, ci hanno seguito subito e adesso vedono che comunque c'è un ritorno. Il primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, non sono andate a buon fine, nel secondo tempo è stato sbloccato da un rigore che non c'era, perciò anche perché nel calcio sappiamo che gli equilibri sono
sono minimi. Oltretutto il Chieti sappiamo che è una squadra che dovrebbe competere con le prime, perciò come organico, perciò ci sta che i rigori decida una partita. Sicuramente il Chieti è un'ottima squadra, però penso che la partita era molto, molto equilibrata, giocavamo in un campo che era difficile anche giocare, però tutto sommato penso che se non si inventava il rigore la partita poteva terminare in un altro modo. I ragazzi della prima giornata stanno dando il massimo, sicuramente la sfortuna, poi un po' di cose che gli sono andate un po' avverse. Questo è vero. Però l'importante è che oggi abbiamo portato a casa i tre punti, perciò non è una cosa di ripartenza, anche perché il mister Marino ha messo benissimo la squadra in campo e non ha mai sofferto, per cui anche se poi il primo tempo anche loro hanno fatto una buonissima gara. Ma è sua intenzione ricostruire il calcio teatino, guardare al futuro? Ah, fino a maggio sì. Ah, ecco. Fino a maggio. Viva la sincerità allora. Tutta la vita, sempre sinceri, tutta la vita.